Vieni con me a scoprire i miei infoprodotti digitali. Benvenuti, ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi dei materiali che distribuisco, che praticamente parla di diversi argomenti per ritrovare l'equilibrio e il benessere a 360 gradi, proprio per lavorare sull'essere, partendo da quello che è il benessere fisico, per poi andare alla conoscenza di se stessi fino all'integrazione a livello animico. Quindi prima vi voglio parlare di quello che è il PDF, l'ebook sul detox alimentare, dove si troveranno tantissime informazioni sugli alimenti, i benefici, come abbinarli, come fare la spesa, come scegliere i prodotti migliori, come leggere gli ingredienti, quindi importantissimo per scegliere gli alimenti che facilitano un detox alimentare sano e profondo, per poi passare successivamente a quello che è le ricette, quindi come abbinare gli alimenti, come poter fare una sana colazione, come poter fare una dieta, diciamo, anzi uno stile alimentare sano con alimenti gustosi, buoni, ma che nello stesso tempo rendono il corpo in salute perché gli facilita il processo di detossificazione. Quindi alimenti assolutamente per il benessere. Per passare poi giustamente a capire cosa acquistare, perché ci sono degli alimenti che sono stagionali, non tutto c'è per tutto l'anno, non tutto è giusto comprarlo in determinati periodi per il nostro organismo. Quindi è importante sapere cosa comprare, quando comprare, cos'è di stagione, cosa non è di stagione. Quindi qui in questo calendario stagionale trovi tutto quello che riguarda appunto gli alimenti specifici riguardanti appunto la stagionalità di quello che è a livello di natura, giustamente, quindi frutta, verdura, cereali, tutto questo che la nostra natura ci dona. Poi successivamente, cosa importante per gli alimenti confezionati, imparare a leggere le etichette, quindi tutti gli additivi, tutto quello che c'è nel prodotto finito, con la consapevolezza di cosa si acquista, quindi sapere cosa può dare, se dà allergie, se dà problemi, se deriva da un prodotto chimico, da un additivo naturale, un conservante, se ci sono chiaramente delle intolleranze, delle allergie, sapere esattamente cosa acquistare, cosa comprare. Poi scopri te stesso con i tarocchi, quindi la parte introspettiva, l'andare a approfondire se stessi in un modo diverso, l'utilizzo di tarocchi in un modo diverso che non è la divinazione, ma è conoscere se stessi veramente nel profondo. Perché per poter andare poi a un processo successivo di integrazione di potenziali, quindi di integrità dell'essere, è importante conoscere se stessi, quindi poi nell'integrazione dei due potenziali, quindi maschile e femminile, quello che riguarda le fiamme, quindi la propria integrità animica.